Sulla maschera frontale del trapano a colonna il tasto di accensione 1 o 0. Abbiamo il pulsante o fungo d'emergenza rosso, esso è obbligatorio su quasi tutti i macchinari e serve in caso di emergenza per arrestare subito l'apparecchio. La leva di regolazione su velocità 1 o 2. Facendo ruotare la manopola facciamo scendere o salire il mandrino. Inoltre, prima di utilizzare il trapano, leggere le istruzioni, in questo caso sono appese al trapano. Quest'altra è la leva per regolare la velocità di rotazione del mandrino. Per poter muovere la leva e impostare la velocità di taglio, accendete prima il trapano con il tasto accensione su 1. Questo permette di bloccare il mandrino all'altezza desiderata. Inoltre abbiamo una sicurezza in plexiglass che ci protegge da incidenti accidentali. Un bel segnale con la descrizione obbligo degli occhiali di protezione non deve mancare. Vediamo da vicino la leva di regolazione della velocità del mandrino. Ogni colonna corrisponde alla leva sul pannello frontale, a dipendenza se impostata su 1 o 2 o su 2 primi. Per poter muovere la leva e impostare la velocità di taglio, accendete prima il trapano con il tasto accensione su 1. Quest'altra manopola serve ad alzare o abbassare il pianale. Tenete una distanza idonea di lavoro tra mandrino, punta e morsa. Vediamo ora un esempio pratico di foratura di una piastrina in acciaio da costruzione. Fissate bene al centro la piastrina nella morsa e fissate la punta nel mandrino. Andremo ad eseguire un foro del 6 mm di diametro. Il diametro è scritto sul collo della punta. Se non si dovesse più vedere perché è rovinata la scritta, controllate con il calibro. Quindi andiamo a cercare sulla tabella la velocità di taglio per la foratura da utilizzare. La velocità è data in giri al minuto, in questo caso 1062. Impostiamo dunque l'interruttore su 2 primi e accendiamo il trapano. Mettiamo la leva di regolazione su 1000, guardando la colonna centrale 2 primi. Ricordatevi gli occhiali. Ora, facendo girare la manopola, iniziamo a forare il piattino. Una volta eseguito il foro, spegnete il trapano. Quando la punta è ferma, pulite la zona dai trucioli. Vediamo ora come eseguire un foro con una punta da 18 mm di diametro, quindi con il collo conico. Inserite il riduttore corretto per il vostro trapano a colonna. Per ottenere un foro di questa dimensione, dobbiamo eseguire prima un preforo o foro guida. Esso di regola corrisponde alla misura del nocciolo della punta. Quindi misuriamo con il calibro, in questo caso è 4 mm per la punta del 18. Mettiamo quindi la punta del 4 mm di diametro nel mandrino, centriamo la piastra e foriamo. Impostate la velocità di taglio corretta e forate per il 4 mm.
Ora togliamo la punta piccola e mettiamo la punta grande, quindi con la sua spina conica togliamo il mandrino e inseriamo la punta grossa. Abbassiamo il pianale per facilitare l'operazione. Centrate la punta nella sede e innestate la punta con un colpo deciso. Chiudete il plexiglass di protezione, regolate il pianale, stringete e fissate la morsa. Accendete e adeguate la velocità di taglio per la punta del 18 mm. Mettete sempre olio lubrificante sulla punta. Ora eliminiamo la bava dai fori con uno svasatore adeguato al diametro del foro. Inseritelo nel mandrino e fate ruotare lentamente. Eseguiamo ora un foro passante del diametro del 6 mm per poi mettere una vite dell'M5 a testa svasata. Quindi scegliete lo svasatore corretto per la svasatura giusta secondo la testa della vite dell'M5. Mettete lo svasatore nel mandrino e iniziate a svasare. Con precisione raggiungete lo spigolo dello svasatore, scendete oltre la linea dello spigolo di 0,5-1 mm al massimo con la svasatura. Quella sarà la misura perfetta per la vostra vite svasata. Ora eseguiamo un foro con il trapanino a mano. Fissate il pezzo in morsa, inserite la punta nel mandrino e stringetelo bene. Tenete saldo il trapano con due mani, mettetevi stabili con i piedi e cominciate a fare il foro. Dovete spingere sul mandrino.
Ora togliamo le bave con lo svasatore. Fate girare sempre lento il mandrino. Per ottenere un foro più preciso e rotondo, se non avete un alesatore, potete usare uno straccio, piegatelo su se stesso, appoggiatelo sopra il foro guida e con la punta iniziate a forare. Ecco la differenza, questo è più rotondo e preciso, qui ho usato lo straccio. Ma questo risulta ovale ed è stato eseguito senza lo straccio.